Questo era un tema abbastanza interessante. E poi trovo una bella scena tra di noi, era molto piacevole con Karin recitare. E un'altra scena molto carina che spiega la mia relazione con la cantante è la scena in albergo. Cioè, nell'albergo, quando lei entra Sei in riuscita a mia camera, contattarlo? Vuoi credere quello lei che vuole vuoi, stare con non i me e posti vuoti. mi rifiuto perché sono sposato e comunque c'è questa relazione dove lui do sempre la possibilità di credere che c'è qualcosa, uso del mio charme per forse averla come cliente, no, è dubbioso, è una cosa che non è tanta chiara, è molto bello il momento dove vi faccio capire che lui voglio bene, ma non è possibile. C'è questo momento dove siamo molto vicino, lei poi mi dice: hai paura. Mare. È vero, ha paura, perché penso che sarebbe andato a letto con lei, ma ha deciso di non farlo perché così. Le cose sono cambiate. Non vorrei dirmi che una moglie ti crea dei problemi. Non mi piace come parli. No, sono io che non ti piaccio. Lo so perfettamente, però potresti essere più gentile. È una cantante di molto talento e di successo. È una donna viva, super viva, molto giocarellona, Non ce la con te, è scherzosa. Mi ha infilato le mutande dove tengo lo spazzolino. Una donna che sarebbe bello essere perché credo sia una Ma donna figurati, felice. dai. No! Ma che ne so, è mezza matta quella. Scherza tutto il tempo e lo dice, prende in giro un po' la gente, si prende in giro a se stessa. Voglio dire, le persone che hanno successo e hanno talento, vuol dire che hanno lavorato molto per arrivare dove sono. E questo è il caso del mio personaggio. E per alcuni una donna così può sembrare capricciosa, quando non è una questione di capricci, ma è una questione di diritti e di doveri. E questa è anche un po' Maria. All'esterno sembra una donna capricciosa, ma non lo è. Non hai firmato? Lo firmerò. E io cosa sono venuta a fare? Lo firmo, non ho ancora sentito il mio avvocato. Ma sei lui che me l'ha dato. Come sei pedante! Che fretta hai! Non puoi fare come ti pare. Ah no? No. E chi lo dice? Anzi, sai cosa ti dico? Stasera non mi va nemmeno di cantare. Stasera non canto. What? I'm not feeling so good tonight, so I'm not singing, I'm sorry. Buonasera, signori. Ah, mi trovo molto bene con Alessandro. Lui sa molto bene quello che vuole ed è una persona molto gentile e educata nei modi. E così riesce a avere sempre quello che vuole lui. Potrei dire che è uno dei primi registi con i quali lavoro, ai quali gli faccio una proposta e no, e lui mi dice no, no, e io dico va bene, no. Non mi lascia ribaltargli niente e questo è molto buono per lui. Non glielo ho detto, ma riesce mi ha domato. È uno che mi ha domato senza utilizzare la forza. E Alessandro è uno che lavora molto sul ritmo, è in questo molto bravo, ma le scene così come sono scritte è già chiaro quello. Qual è l'obiettivo di ogni personaggio o qual è il conflitto nella scena? Quindi è più facile lavorare in questo modo. Lui poi viene e dai ritmi, dalle pause, è di grande aiuto per me. Io credo in Sì, questo momento però della scena. non eccessiva, falla più la tensione che viene più da dentro, più che nei grossi gesti, capito? Cioè puoi farlo, ma senza esagerare troppo. Cioè, lei ha paura che dopo dico che quella non è argentina, No, sì, non è però spagnola, è più non è che forte, troppo tempo in se Spagna tu lo piuttosto. fai, cioè se la violenza la facciamo sentire in un altro modo. Adesso vediamo, proviamo come va. Con gli attori, siccome i tempi di ripresa sono così stretti, è necessario
lavorare prima, quindi abbiamo parlato molto, abbiamo fatto delle prove e poi quando siamo arrivati sul set veramente gli attori erano già nella parte e non è stato particolarmente difficile. Io amo moltissimo Fassbinder e mi ricordo che lui una volta disse che appunto con gli attori lavorava molto prima e poi quando arrivava sul set aveva quasi una funzione di controllore, per cui quando così il registro cambiava lui interveniva e riportava l'attore nel binario diciamo prestabilito. Poi è chiaro che è un lavoro di costruzione che si fa insieme. Mi piace comunque non molto. Durante le riprese dopo beh no prima, dura, no, beh, no. Prima ovviamente si parla molto del personaggio, quindi quando l'attore arriva sul set e conosce bene il personaggio, sa di entra in sintonia con quello che si è voluto fare scrivendo la sceneggiatura, poi diventa più facile, per cui la costruzione della scena è una cosa, è un momento molto piacevole, anche se è fatto appunto con dei tempi strettissimi. È buffo perché poi noi abbiamo girato questo film veramente in modo molto rapido, però se io penso a come abbiamo costruito le scene, al tempo che avevamo, in fondo era mi sembra di ricordare che fosse il tempo giusto, anche se era poi condensato veramente in momenti molto limitati. Dal punto di vista produttivo questo film ha beneficiato di un finanziamento statale, l'articolo 8, i tempi di lavorazione sono stati rapidissimi, abbiamo girato in 30 giorni, 6 settimane, poi in realtà quello che si è montato nel film è il risultato di 5 settimane di lavorazione senza un'ora di straordinario, con dei ritmi elevatissimi. Basti pensare che ci sono scene, c'è una scena che fra le due donne che girata durava 9 minuti e mezzo e l'abbiamo fatta in un giorno. Che va che indietreggia? Sì, dà fastidio. Questa fa carrai, pesantissimo. Perché ti distrae? Sì. Ti distrae. No, perché siamo noi ci vediamo Robby. Bene e poi c'è sta cosa che è proprio Adesso abbiamo il sistema. Ok. Robby, scusa. Andiamo avanti. Vogliamo farlo un pochettino più largo? Ok. Da quanto sei qui? Aspetta, lascialo. Perché mi hai fatto questo? Tu non dovevi. Non a me. Lascialo parlare. Zitta! Che bisogno avevi di farlo? Mi hai mentito. Perché non rispondi? Volevi umiliarmi? Tutto il giorno che mi prendi per il culo. La verità non l'avresti accettata. Vuoi continuare a fare come se non esistessi? Come se fossi un imbecille che ha bisogno di spiare da una finestra per capire quello che succede. Perché non hai il coraggio di essere sincera con me, cazzo. Con me? Non dovevi farlo. Ma adesso ti fermi, cazzo, mi sai sentire. Da quanto va avanti questa storia? Eh? Non lo dici? Non parli più? Hai perso la voce adesso? Alessandro ti lascia molto libero, per cui ti chiede di vedere. E poi una volta che ha visto decide. Le tue idee sono state tutte cassate, ma anche le mie. Infatti Alessandro, peraltro, bisogna dirlo, è uno che quando un attore ha una proposta da fargli, lui ti dice, è proprio falso in questo, e ti dice sì, bella idea, fantastico. Poi quando arrivi sul set c'è il Chuck, ti arriva lì e dice però bella la tua idea, ma facciamo a modo mio. Bisogna averla detta questa. Un regista che ti chiede per favore prima e grazie dopo, non l'avevo mai incontrato.